devo ringraziare per le cose che hai scritto, già che posso essere dentro al libro, perché prima stavo scherzando, no, veramente è bello giocare per Napoli, gioco per i tifosi, gioco per fare una storia e speriamo che possiamo ancora fare tante cose, ma è anche bello leggere le cose e vedere un libro così, perché qualche volta penso che ho sbagliato di fare figli più tardi, volevo fare più presto, il mio figlio non mi conosce e questo libro lo porterò vicino a lui per fare capire più tardi che lui può leggere queste cose, perché sono belle parole e sono giusto perché le hai scritto bene come ci penso io. Voi sapete tutti come sono innamorato di questa città, ma veramente il libro penso che lo spiego bene. Sono molto felice, ovviamente, di visto. Che gol che fa? Tu ce n'è uno che porti nel cuore, Dries? È difficile, è sicuramente uno dei più belli, ma questo è più facile perché il momento quando fai gol, quando fai tanti gol è più facile. I più bel gol sono quando per tanto tempo non riesci a fare le cose che non va come va. E per me l'ultimo gol che ho fatto è un rigore, ma è un bel rigore. Ma è anche dopo un tempo che mi sono fatto operato, poi non torni e non giochi, e è un po' brutto. E in questi momenti segnare è anche bello, e sono gol speciali, sai? Senti, Derissima, io così faccio un po' il discolo, il cattivello, ma il nome l'avete scelto? No, ancora no, stiamo pensando, sto pensando. È giusto che lui pensi insieme a Cato. Tu sei con noi, guarda, vedi perché lui è campione sempre, guardate, lui è là. Devo dire, ragazzi, stasera è la serata delle emozioni. Allora, domanda è sta copertina con te, copertina con terzo scudetto, la posso sognare, solo sognare. Sognare devi sempre. Penso che stiamo facendo bene, abbiamo un allenatore e un staff che stanno lavorando veramente bene, abbiamo comprato qualche giocatore che secondo me hanno alzato anche il livello e sognare si deve sempre fare. Poi ci sta tutte le partite dove hai bisogno di un po' di fortuna e speriamo che la fortuna cada bene quest'anno e possiamo fare. Ma io non ho bisogno di ballare, tutti lo sanno. Penso che quando mi sveglio e vedo il mare, il problema mio è non lo so come faccio a tornare a vivere in Belgio. E quello è il problema. Come stai lontano dalla famiglia? Resta qua! Non è facile, come stai lontano dalle... Ci sono dei giocatori stranieri che hanno deciso di vivere a Napoli, hanno fatto la storia, Vinicio, Pesano, Canè. No, sicuramente torniamo spesso, ma... Il mio fratello c'ha bambine, io c'ho un nipotino che vedo poco e i genitori... Se fammi venire a vedere qua! Ma quanto tempo più o meno ritorno in Belgio? Non lo so, speriamo il più lungo possibile. Speriamo una tranquillità di anni. Chris, mi racconti un'ultima cosa. Quando hai sentito parlare Ugo degli studenti di Diego, sì. Io c'ero quel giorno, Diego è venuto a Castelvolturno prima di andare a Napoli, e l'allenatore di allora, Maurizio Sarri, io ero in campo e non mi nascondo che lì per una volta ho frenato, intervistavo Diego e mi frenava la mano. Sarri disse: l'allenamento finisce qui, oggi è arrivato Dio. E quell'arrivo di Maradona da lui, che emozione gli suscitò, Chris? Voglio prima dire le condoglianze a Ugo perché vedo come c'è difficile e capisco, ma posso solo dire Ugo che dentro il spogliatoio, dentro la città di Napoli e dentro tutto il mondo Maradona sarà sempre vivo e è una cosa che ti posso garantire, che noi parliamo spesso di Diego e leggere di lui le storie, imparare di una persona che ha fatto vincere Napoli, siamo innamorati con lui e quando cammino in centro è una cosa bella
e penso che qua stai a casa e devi godere questi momenti. So che è duro perché è quasi un anno e è molto duro, e le condoglianze, ma Maradona è sempre, sempre vivo. No, che rimanesse qua e non se ne andasse mai più. Allora, adesso sta subito una persona che non ha proprio stasera c'è Achille Lauro, quindi la famiglia Lauro, c'è Corrado Ferlaino, io mi permetto di chiedere a Nicola Lombardo, il 10 dicembre ne faremo un'altra presentazione ai quartieri spagnoli, il giorno del mio compleanno, e mi auguro che il presidente mi faccia un regalo, venga a parlare a Cristo Fregato, perché lui è il presidente, era lui il presidente. Beh, se vuol tornare anche Drissa, lì ai quartieri spagnoli ci sono ragazzi che veramente hanno bisogno di soldi, quindi mi permetto di invitarti. Allora, noi restiamo adesso rodando con Ugo e con Corrado Ferlaino, e parleremo di quegli anni, ve lo scudetto. Lasciatemi però dire grazie ad un amico, perché è chiaro che il mio ruolo è quello del giornalista, il suo è quello del calciatore. Ho imparato però negli anni, che poi auguriamoci tra tanti anni, quando smettono di giocare si instaurano dei rapporti, lo testimonia la presenza di Ronaldo, Volpicina, Caffarelli, Santa Croce, che potrei nominare Calaiò, Montellino, Stendardo, dei rapporti umani che vanno al di là del giornalista e del calcio. E noi siamo dinanzi a un grande uomo. Chris, grazie.